bisogna partire dai fondamentali, dalle cose più semplici, dalle buone regole, come noi sostanzialmente entriamo in auto, ci mettiamo la cintura di sicurezza, se andiamo sul motorino, ci mettiamo il casco, dobbiamo imparare che le password vanno costruite in un certo modo, le password non vanno via mail, non vanno conservate nello stesso computer, cioè ci sono delle regole minime che vanno rispettate e questa guida ci aiuta a rispettare queste regole minime, quindi senza ovviamente immediatamente andare a impattare i grandi temi che riguardano la sicurezza del dato, la gestione dei server, l'identità digitale, ci sono già un minimo di regole che chi entra in internet deve conoscere, soprattutto quando agisci in un ambiente dove il confine tra consumatore e cittadino si confonde, perché io sto utilizzando come consumatore un servizio online e invece c'è una male dei diritti che da cittadino che possono essere più diversi da quelli appunto anche politici, come partecipare ad esempio a dei forum specifici, ovvero anche relazionali attraverso appunto il contatto con la persona e quindi ad esempio il diritto di un cittadino avere la riservatezza e la propria corrispondenza, infatti si estende anche alle mail. Quindi come vediamo i temi sono molto larghi, molto importanti e possono essere letti a più livelli. Oggi proviamo un livello che può sembrare più basso, ma invece è quello più essenziale. Ciò che si deve fare al minimo per però avere un utilizzo di internet il più sicuro possibile.